Nel 1989 Tim Burton realizza Batman, film che incassa oltre 500 milioni di dollari, film che lancia nell'Olimpo degli attori Michael Keaton, film che lancia nell'Olimpo dei registi Tim Burton, al punto che l'anno dopo fa un film completamente autoriale e personale, cioè Edward Mani di Forbice, altro grande successo, capolavoro del cinema, lancia ufficialmente la carriera di Johnny Depp e anche quella di Winona Ryder, non fortunata come quella di Johnny Depp, ma soprattutto gli viene data la possibilità di fare il sequel di Batman, senza, probabilmente, interferenze esterne. Cioè, fai un po' il cazzo che vuoi con questo personaggio. Ed esce nel 1992 Batman Returns, con Michael Keaton ancora una volta nei panni di Batman, Danny DeVito in quelli del Pinguino, Christopher Walken nei panni di Max Schreck e Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman, la più gnocca del... Vabbè, non entriamo nei dettagli. Allora, Batman Returns. Io mi ricordo che ricevetti questa videocassetta nell'uovo di Pasqua. Mio padre mi aveva fatto fare un uovo e dentro c'era la cassetta di Batman Returns, che attendevo come non so che cosa perché avevo visto il primo film in televisione, me l'aveva registrato mia nonna e quindi aspettavo di vedere sto seguito che era uscito dal cinema, ma mia madre non mi ci ha voluto portare perché ero piccolo, avevo neanche 5 anni quando era uscito, quindi insomma ero un po' piccolino. In ogni caso, vidi questo film dopo aver aperto l'uovo di Pasqua ovviamente, mentre mi mangiavo il cioccolato dell'uovo di Pasqua. Mi era piaciuto, ma c'erano molti ma. Mi aveva annoiato un po' di più rispetto al primo film, non c'era il classico scontro buono-cattivo, c'erano un po' di cose minori rispetto al primo film. Ma, crescendo, e rivedendolo credo almeno 600 volte, Batman Returns è forse non solo migliore del primo Batman di Burton, ma probabilmente uno dei migliori cinecomics della storia. E questo perché? Non perché è chissà quale film innovativo o geniale, ma perché semplicemente ha una cosa che, visto che faccio spesso le recensioni dei film Marvel e della DC, ha una cosa che a tanti film recenti manca: l'autorialità. Batman Returns non è un film di Batman e basta, è un film di Tim Burton con Batman dentro. E in questo film c'è tutto Tim Burton, tutto, c'è il Natale, c'è il freak, c'è il circo, c'è la fotografia, c'è le musiche di Danny Elfman che letteralmente qui dominano senza se, senza ma. C'è tutto un modo anche di presentarti Batman, c'è un livello gotico veramente altissimo. E in tutto questo ci si inserisce il personaggio di Catwoman, che è sicuramente, per quanto mi riguarda, la miglior Catwoman vista finora, cioè... Io ho amato anche Anne Hathaway del Cavaliere Oscuro Ritorno, perché è ancora più gnocca a livello fisico, mi piace ancora di più. Mi è piaciuta come Nolan l'ha disegnata, ma quella di Michelle Pfeiffer è, secondo me, imbattibile. Spero che in Flash con Michael Keaton o in un eventuale film nuovo con Michael Keaton la riprendano, perché è uno dei personaggi femminili più belli, più tosti della storia del cinema. In un'epoca non sospetta, era il 92, Tim Burton ci ha fatto vedere come la protagonista sia una donna cazzuta con due coglioni che manco Batman c'ha all'interno di quel film lì. La scena finale addirittura con il segnale che richiama ancora una volta Batman all'azione, ma non c'è Batman, c'è Catwoman. Cioè è una roba bellissima, tutto il femminismo che c'è dentro quel film. La scena finale con Michael Keaton in macchina e Alfred, con Alfred che dice nonostante tutto buon Natale, lui gli risponde e pace tra gli uomini e le donne, e poi si chiude con Catwoman che guarda il segnale di Batman. Cioè, raga, pelle d'oca. È un film memorabile, un film che potrei vedere anche 10 volte al giorno, cioè non mi stanca, mi emoziona, mi commuove, mi prende proprio lo stomaco quel film lì. Per non parlare poi di Danny DeVito, che sicuramente non è Jack Nicholson, sia chiaro, ma porca zozza, che cazzo di cattivo. Perché non è un cattivo, tu empatizzi col Pinguino, empatizzi con lui, è un freak, poverino, ha avuto una vita di merda, letteralmente, perché vive nella merda, quindi cazzo però. Che personaggio! Cioè, l'unico vero cattivo del film è Christopher Walken, che in un certo senso manovra sia Catwoman che il Pinguino, ed è l'artefice di Catwoman. Un po' come nel primo film Batman era l'artefice di Joker. A Tim Burton piacciono i personaggi che si creano e vuole creare questa spirale di odio che non finisce mai, perché uno crea l'altro. E l'odio nel primo film finisce perché Batman non vuole uccidere il Joker, per quanto voglia ucciderlo, sa che però non dovrebbe ucciderlo perché sennò è una cosa che non finisce mai, la vendetta non porta a niente. Il Batman vendicativo di Tim Burton è un Batman assassino, Batman uccide anche in Batman in Ritorno più volte, ma c'è questa voglia di fermare questa spirale che nel secondo film Batman cerca di bloccare a Catwoman, cioè quando nel finale cerca di bloccarla dal voler uccidere Max Schreck a tutti i costi.
Cazzo, cioè veramente è un film meraviglioso su tutto. Ci sono delle cose magari che non funzionano più benissimo, tipo, non lo so, il pinguino che fa il sabotaggio alla Batmobile. Ok, potevamo farlo in maniera un po' diversa, però voglio dire, chi se ne frega, è un gran cazzo di film. Sicuramente a me è piaciuto di più del primo. E tra l'altro a livello visivo e scenografico questo film qua non è invecchiato in un giorno. Cioè l'ambientazione di questa Gotham natalizia è oltre ad essere bellissima, perché sei anche tu a Gotham, ma soprattutto c'è l'aspetto visivo degli effetti speciali, che secondo me sono nettamente migliorati dal primo. Visto in Blu-ray, il film non stona, non sembra un film di 30 anni assolutamente. Quindi, mentre nel primo film su alcune cose era un po' datato, penso anche solo alla corsa di Batman, in questo film tutti quei difettucci che il primo film aveva non ci sono più. Quindi anche in questo senso Tim Burton è molto migliorato. Il film incassò meno del primo perché era considerato non tanto meno bello quanto più difficile, non propriamente per bambini. Ma dobbiamo ricordarci che Batman non è un film per bambini. Ok, è un fumetto, ma non è un fumetto per bambini. Poi ci sono le storie negli archi narrativi per i bambini, va benissimo, ma non è un film per bambini, e sbagliano a volerlo rendere un film per ragazzini. Povero Zack Snyder, speriamo che Matt Reeves riporti il personaggio in cima. Perché, insomma, il Ben Affleck di Joss Whedon, il Batman di Joss Whedon, se poteva vedere, era veramente un obbrobrio. Comunque, al di là di questo, a parte chiusa parentesi, tornando un attimo a Batman Returns, difetto del film. Il difetto del film è un po' quello che si potrebbe imputare anche al primo, cioè la mancanza totale di psicologia di Bruce Wayne. La psicologia che abbiamo in questo film è legata a quello che fa Bruce Wayne in questo film, ma ancora una volta non sappiamo bene come lui sia diventato Batman, come lui possa aver combattuto, possa combattere in quel modo, non sappiamo assolutamente niente. Quindi è un po' una sorta di approccio alla James Bond, è un nuovo film con una nuova missione. L'unico riferimento al film precedente è il momento in cui è sul divano con Michelle Pfeiffer che parlano di Vicky Vale, cioè la giornalista Kim Basinger del primo film. È l'unico momento in cui c'è un collegamento col primo, perché altrimenti questo film è praticamente vedibile senza aver visto quello precedente. Memorabile fu la telefonata tra Joel Schumacher e Michael Keaton per Batman Forever, che Joel Schumacher gli disse: ma perché deve essere tutto così serioso? E Michael Keaton rispose: ma sei serio? E mise giù il telefono. E questo fu il motivo principale perché Michael Keaton non prese parte a Batman Forever, che poi ha dato vita a una serie infinita di divertimento, perché poi anni dopo ha fatto Birdman, perché era una storia simile a quella di Michael Keaton, poi però ha fatto l'uomo uccello in Spider-Man Uncoming e ora torna a fare Batman. Quindi insomma la carriera degli attori è abbastanza altalenata, abbastanza particolare. Concludendo, un gran cazzo di film, non credo che esista una definizione migliore. Guardatelo se non l'avete mai visto, rivedetelo ancora fino all'esaurimento nervoso. Questo è il film che tutti i registi che si approcciano al cinecomics dovrebbero fare. Io so che molti registi creano divisione, mi viene in mente ovviamente Zack Snyder, ma ce ne sono stati tanti altri nel tempo. Tutti questi registi che toccano le proprietà di tanti. Batman è una proprietà mondiale, no? Una mitologia alle spalle che credo affascini un po' qualunque regista. E il bello dei registi che si alternano con questo personaggio è proprio che ognuno ha dato la sua visione. Poi questo non vuol dire che siano tutte belle, ma l'importante è che un regista dica la propria versione del personaggio, che la racconti. Tim Burton ha la sua, Nolan ha la sua, Snyder ha la sua, e penso e spero che Matt Reeves abbia la sua. Quindi, ancora una volta, Tim Burton supera secondo me se stesso, perché secondo me questo è migliore del primo, come ho già detto. È uno dei migliori film di Tim Burton, senza se, senza ma, penso che rientri in un eventuale top 5, ora non so, ne ho fatto una caterva, quindi dovrei pensarci un attimino, ma a grandi linee, secondo me, tra Edward Mani di Forbice e questo, Big Fish, Ed Wood, Sweeney Todd sono sicuramente i migliori suoi film, quindi insomma credo che ci rientri in un eventuale top 5. E quindi che altro aggiungere, cazzo? Batman Returns è bello. Nient'altro da aggiungere. La cosa divertente è che poi arriva Batman Forever e qui, signori, l'apocalisse, che in realtà, apro e chiudo parentesi, anche Batman Forever non è così brutto come la storia vuole ricordarlo. Batman e Robin sì, Batman Forever c'ha quel qualcosina che può ancora funzionicchiare, ma ne parleremo ovviamente nel video dedicato a Batman Forever. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento per l'appunto al amato, odiato, simpatico, divertente Batman Forever. Ciao a tutti!